Benvenuti giovani esploratori alla 14ª puntata di Orto in Video. Oggi vi invitiamo a partire per un lungo viaggio che ci porterà in luoghi lontani lontani, dove scopriremo un gruppo di piante che ci sono familiari, le palme. Siete pronti? Ma prima di metterci in viaggio parliamo un po' di loro e vedrete quante curiosità ci nascondono. Le palme appartengono alla famiglia botanica delle Arecacee, una famiglia numerosissima che comprende oltre 2000 specie. È anche una famiglia di origini molto antiche. Pensate che si conoscono fossili di palme che risalgono al Cretaceo, circa 70-80 milioni di anni fa. Un bel primato! Guardiamole da vicino. Le palme hanno un fusto dritto e non ramificato, che i botanici chiamano stipite. Sulla sommità si trovano un ciuffo di foglie grandi, ognuna sorretta da un lungo picciolo. Ma guardiamole ancora più da vicino. Lo sapevi? Il fusto delle palme non mostra anelli di accrescimento, come la maggior parte degli alberi. Nella parte centrale c'è una parte più morbida, chiamata midollo, formata da un gran numero di vasi conduttori che percorrono il fusto in lunghezza. Alcune palme hanno foglie pennate, chiamate così perché ricordano le penne degli uccelli, mentre altre hanno foglie a forma di ventaglio. Sono piante sempreverdi, quindi non perdono le foglie che vivono per qualche anno. La forma caratteristica delle foglie le rende molto resistenti al vento. I numerosi segni lungo il fusto, particolarmente evidenti, sono le tracce lasciate dalle foglie più vecchie, ormai cadute. Sono piante tipiche dei panorami tropicali e delle oasi. Le troviamo ovunque faccia caldo, dall'Africa all'India, dall'Australia al Sud America. Ma ne abbiamo un paio anche nel Mediterraneo. Grazie alle condizioni climatiche favorevoli delle zone costiere mediterranee, oggi molte specie di palme vengono coltivate e rendono belli viali sul mare e piazze di tante nostre città. Ma a proposito di tropici, sapete cos'è questo? È il frutto della Lodoicea maldivica, detta anche cocco di mare, una palma che cresce solo nell'arcipelago delle Seychelles. Quello di Lodoicea maldivica è uno dei frutti più grandi e sorprendenti del mondo vegetale, con un peso che oscilla tra i 10 e i 25 kg. Impiega 6-7 anni per arrivare a maturazione. Insomma, veramente una pianta da record! Molte palme sono alberi assai utili all'uomo. Guardate ad esempio queste palme molto conosciute. La palma da datteri, Phoenix dactylifera, è intensamente coltivata per i suoi frutti. Dal tronco si ricava il legno usato nelle costruzioni e dalla polpa si estrae un liquido zuccherino che fermentato produce una bevanda dolce. I suoi frutti, i datteri appunto, sono bacche dolci molto nutrienti, riunite in grappoli che pendono verso terra, rosse o brune a seconda del grado di maturità. Anche dalla palma da cocco, Cocos lucifera, si ricava il legname. Questa palma produce il cocco, una drupa pesante fino a 2 kg. Il seme è un alimento importante per molte popolazioni. Esso contiene un liquido dal sapore dolce, il latte di cocco, da cui si ricavano sostanze per produrre olio, sapone e burro vegetale. Oltre al legno, della pianta si usano anche le fibre per fare corde, cesti, tappeti o spazzole. Ehi, ma anche in Italia abbiamo una palma tutta nostra e con una storia molto lunga! Camerops humilis, conosciuta col nome di palma nana,
è una delle due palme europee. Cresce spontanea sulle coste mediterranee. L'altra palma, Phoenix theophrasti, vive in una piccola zona dell'isola di Creta. La palma nana ha uno stipite corto e le foglie sembrano crescere direttamente dal suolo. Può formare un fitto groviglio di cespugli, come si può vedere bene nel boschetto di Camerops nell'arboreto dell'orto botanico. Dalle foglie a ventaglio e sorrette da un picciolo spinoso si ottiene il crine vegetale, che viene utilizzato per produrre corde, stuoie, scope o imbottiture. La palma nana è un'eredità della flora italiana del terziario antico, circa 65 milioni di anni fa, quando il clima era tropicale, caldo e umido. Quando alla fine del terziario le temperature cominciarono ad abbassarsi e il clima cambiò, molte palme scomparvero. Durante le glaciazioni del quaternario, la palma nana trovò rifugio lungo le coste nordafricane, per poi espandersi di nuovo lungo le coste del Mediterraneo, dove la conosciamo oggi. Lo sapevi? Anche gli antichi romani conoscevano l'utilità della palma nana. Come scrive Cicerone, un tempo in Sicilia, prima che venisse introdotto il frumento, i germogli di palma nana venivano cotti e mangiati, mentre le radici venivano ridotte in farina. Chi viene a trovarci non può evitare di ammirare le due palme del Cile di Piazzale Arcangeli. Eubea chilensis, conosciuta anche come palma da vino cilena. Cresce molto lentamente e ormai è molto rara in natura. I due maestosi esemplari hanno oltre 100 anni e furono piantati nell'orto botanico nel lontano 1890. I due maestosi esemplari vengono monitorati e trattati periodicamente per prevenire gli attacchi del punteruolo rosso. Rhincophorus ferrugineus, un coleottero di origine asiatica che si è diffuso nel Mediterraneo da qualche anno. Purtroppo, dopo la morte di un esemplare di Eubea che si trovava vicino all'ingresso del Museo Botanico, un recente attacco del punteruolo sta portando alla morte anche di uno dei due esemplari di Piazzale Arcangeli. Detto che le palme vivono solo dove fa sempre caldo. Sentite qua. Trachycarpus fortunei, o palma di fortune, è la palma più resistente alle basse temperature e per questo viene utilizzata in zone dove altre non crescerebbero. Pensate che potete trovarla in zone riparate della Scozia e del Canada. Le piante adulte sopportano per brevi periodi temperature più basse di meno 20 gradi centigradi. Brrr, che freddo! Infine, vogliamo presentare la palma di cui sono ghiotte le capre. Braa edulis, o palma di Guadalupe, cresce appunto nell'isola dallo stesso nome, situata al largo delle coste pacifiche nel Messico. Questa palma è considerata minacciata in natura. La popolazione è costituita da esemplari vecchi che si riproducono con difficoltà. Il lento peggioramento di questa palma è stato causato dalle troppe capre che, sull'isola per anni, hanno impedito la crescita di esemplari giovani. Perché ne sono ghiotte! Il nostro viaggio per il momento termina qui. Se volete vedere da vicino la nostra bella collezione di palme e tutte le altre piante dell'orto botanico, se avete la curiosità di conoscere i segreti custoditi nelle sale del Museo Botanico, venite a trovarci. Vi aspettiamo!